E come avevo promesso, eccoci a parlare un pochino di Sole e Luna. Ricordate che io non sono un recensore, ma un entomologo, quindi tenetene conto sui commenti che farete. Questa è la mia opinione ed è perfettamente opinabile e non condivisibile. Quindi fatemi sapere anche la vostra opinione nei commenti, sempre usando un po' di garbo. Sole e Luna, settima generazione Pokémon, con molti cambiamenti, alcuni dei quali mi sono piaciuti, altri molto meno. L'ambientazione è davvero bella, Alola è un arcipelago stupendo. E anche l'idea di aggiungere delle forme alternative a Pokémon arrivati su questo arcipelago è stata azzeccata, dato che anche nel nostro mondo, se alcuni animali vengono isolati dal resto della popolazione, finiscono con l'iniziare un processo di speciazione. Dunque la presenza di forme alternative con tipi alternativi è perfettamente plausibile. L'unica cosa da obiettare riguarda forse il perché siano spuntate queste forme alternative, dato che non so perché un Cubon, un Marowak deve essere diventato di tipo spettro e fuoco. Non vedo la pressione che l'ha portato a diventare di questi tipi. L'unica pecca di questo arcipelago è che non si può viaggiare autonomamente da un'isola all'altra, bisogna sempre usare delle navi ed altri personaggi. Questo mi dà leggermente fastidio, a praticamente tutti non piace quella classica parte della storia su tutti gli altri titoli Pokémon dove bisogna viaggiare per mare con Surf. A me sinceramente piace e applicarla anche su questo titolo avrebbe dato luogo a nuovi scenari, quindi secondo me potrebbe essere diventata una cosa molto interessante. Non ci sono più le MN in questo titolo, ci si deve affidare al Pokepassaggio, e la mancanza delle MN implica anche un diverso modo per organizzare la squadra. E quindi in certo qual modo rende il gioco un po' più semplice rispetto agli altri. Non ci sono le classiche sette palestre, per fortuna hanno deciso di cambiare un po' la storia trita ritrita delle sette palestre con Lega Pokémon finale, e qui bisognerà scontrarsi con i 4 Kauna delle isole uniti a 7 prove. 7 prove, 7 palestre, vabbè, siamo là più o meno. Comunque queste prove sono un pelino troppo semplici e si può capire che anche il gioco è in realtà abbastanza semplicino, perché il condividi esperienza viene dato praticamente subito. Quello della semplicità è un problema che sto notando un po' ovunque nel mercato videoludico, e se il target di questo titolo fosse un pubblico minore, quindi molto giovane, si potrebbe anche capire. Però in realtà, come sappiamo, il target di questi titoli è la fascia d'età che va dai 30 ai 35, quindi mi pare un po' inutile semplificare così tanto il gioco. Infine mi piace che abbiano aggiunto un uso effettivo, vero e proprio, da fare con il rapporto che abbiamo con i nostri Pokémon. Se andiamo a aumentare la simpatia e l'amore che i nostri Pokémon provano verso di noi, loro ci daranno in cambio anche l'abilità di guarire autonomamente dai cambiamenti di stato, di mancare più mosse degli avversari e di mettere a segno più colpi critici. Quindi questa secondo me è stata una buona idea, hanno finalmente implementato in una maniera accettabile e vera e propria questa parte del gioco. Ma ora basta opinioni e vediamo molto velocemente una carrellata dei Pokémon Coleottero di questa nuova generazione. Grabbing, Chariabug e Vikavolt. Una tripletta davvero magnifica. Mi sa che Galvantula dovrà andare in pensione. Cutiefly e Ribombee. Cutiefly è davvero fatto molto bene, se a guardarlo è un entomologo. Finalmente è arrivato un Pokémon di tipo Coleottero e Folletto. E finalmente si riuscirà in una squadra di tipi Coleottero, come quelle che faccio io, si riuscirà a battere i draghi senza troppi problemi. Dewpider e Araquanid. Beh, non è che mi abbia entusiasmato più di tanto.
carino che sia un tipo acqua coleottero, ma Wimpod, Golisopod. Questi sono i due Pokémon acqua coleottero migliori di questa generazione, cioè non c'è niente da dire. Sono fisici, sono molto ben piantati, sono molto forti e cosa bellissima e idea geniale secondo me è il fatto che Wimpod può essere preso solo in due posti e non dentro l'erba. Buzzwole Feromosa. Queste sono delle ultra creature che alla fin fine sono dei Pokémon. L'idea delle ultra creature mi ha lasciato un po' dubbioso e spero che andando avanti spieghino un po' meglio questa storia. Finisco col dire che questo titolo Pokémon ha avuto delle idee praticamente geniali e altre che lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo me questo è stata una prova per vedere che cosa avrebbe detto il pubblico sulla l'assenza delle mega evoluzioni e sull'introduzione dei poteri Z. Giocare alcuni Pokémon di questa generazione mi è piaciuto moltissimo, a partire dalla linea evolutiva Grabbin, Chariabug e Vikavolt e poi andando avanti anche con Wimpod e Golisopod. Però comunque dopo aver giocato questo titolo mi resta un certo vuoto dentro di me e spero che possa essere colmato coi prossimi titoli. Noi ci vedremo col prossimo Do You Know Bug Pokémon e nel frattempo cercate di diventare sempre più verdi.